Riassuntino, siamo al banchetto e stiamo decidendo chi piccare. Io voterò per Uematsu-san. Devi essere stata tu a portare qui la corruzione. No, io sono solamente qui per adempiere al mio ruolo. Allora fallo e prendi dentro di te la corruzione. Non lo stai facendo perché sei un lupo, giusto? Tieni a freno la lingua. Non posso essere in disaccordo. Non posso fare nulla. Non ti devi umiliare davanti a queste persone. È il tuo turno. La persona che ha votato per te deve essere sospetta. Sentite sto tizio. Io voterò per Yasunaga Oribe-san. Tu! Non lo trovo sospetto. Ma ho appena avuto un pensiero. Non potrebbe esserci situazione peggiore che quella di avere lui come lupo. Ho detto molto, non posso biasimarti per aver pensato che sto cercando di prendere in giro le persone. Ma non penso di aver detto qualcosa di sbagliato, almeno non intenzionalmente. Non mi importa se voterai per me. Credo che vadano bene anche i voti che esprimono la propria prospettiva. Siano importanti. Il vecchio è in cima alla classifica con 3 voti. Tu lì, bambina, sei la prossima. Meiko, capisci? Devo scegliere il lupo. Sì. Lei. Io, aspetta, seriamente? Mi fai paura. Anche io sono spaventata da te. Abbiamo bisogno di un voto finale. Le 9 persone qui presenti, tranne Chiemi Serizawa e il vecchio, voteranno per una di loro 2. Il lupo sta arrivando. Ecco i risultati. Vecchio, 7 voti. Chiemi Serizawa, 2 voti. Tutti tranne Taeba e Meiko-chan hanno votato per il vecchio. Sta zitto. Pronto, signore? Abbiamo preso tutti insieme questa decisione.
Quindi siamo tutti ugualmente colpevoli. È meglio che ti prepari, vecchio. Capisci? Ho bisogno di tempo. Devo pulirmi. Ti vuoi prendere cura dei tuoi averi? Beh, credo che quello te lo possiamo concedere. E se sta pensando di scappare? Haru-chan? Allora io lo terrò d'occhio. Fallo pure. Non appena tornerà, lo porteremo a Saranaga. Rikako-san, dov'è la corda? Proprio qui. Era già sera. Mentre spendevo il tempo con contemplazioni inutili, avevo sentito dei suoni dall'esterno e mi avevano riportato alla realtà. C'erano delle persone che urlavano ad alta voce. Cosa c'è che non va? Avevo aperto la finestra e urlato. Era rivolta verso la collina, quindi non potevo urlare direttamente verso il villaggio. Probabilmente non mi avevano sentito, dato che non avevo avuto risposta. Cosa è successo? Così ho urlato a voce ancora più alta. Saishi, stai dove cazzo sei? Ah? Stavo per essere picchiato? Cos'è successo? Ero riuscito solamente a ripetermi. Ora è pericoloso. Lo era. Cosa intendi? Stavolta non avevo ricevuto risposta. Avevo sentito semplicemente altre voci. Poi avevo sentito qualcuno che si stava affrettando su per le scale del dormitorio. Chi va là? Di nuovo nessuna risposta. Cosa stava succedendo qua? C'era qualcuno sicuramente vicino. La cosa mi rendeva ancora più teso. Haruaki-san? Wow, Chiemi ancora? Che sorpresa! Cosa dovrebbe significare? Scusa, ma devi startene lì adesso. Le cose potrebbero diventare molto... La sua voce era stata interrotta da un urlo. Anche se sembrava più una bestemmia. Era la voce di Takumi-san. Non c'era dubbio su questo. Chiemi se n'era andata senza dire più parola. Aspetta un attimo, apri! Avevo cercato di aprire la porta, ma non si spostava minimamente. Posso aiutare, maledizione? Merda. Col diavolo che sarei stato di nuovo fuori dai fatti. Girandomi, mi ero rivolto verso la finestra e avevo deciso di saltare fuori. Anche se stavo al secondo piano, non era una caduta così importante. Mi avrebbe reso le gambe un po' intorpidite, ma allora? Senza esitazione, avevo saltato. Avevo piegato le gambe nel modo giusto, perciò non mi ero fatto minimamente male. Poi ero corso verso il villaggio, dal quale sentivo provenire le voci. Rapidamente avevo capito la causa delle urla di Takumi-san. Erano urla di disperazione. La ragione stava lì, giù per la collina, vicino alla strada che portava al cimitero. Era una piccola boscaglia con alberi bassi, con un tappeto di foglie
e fango. Non sarebbe stato difficile da vedere anche senza la nebbia. Si riusciva a sentire dell'acqua scorrere vicino. Non riuscivo a vedere da dove veniva, ma probabilmente era un canale di irrigazione per i campi. Si era riunita una piccola folla e io stavo dando un'occhiata. C'erano dei corpi. Due corpi. Uno era quello del vecchio e l'altro era quello di un bambino. Anche se la loro apparenza era molto diversa, entrambi erano in uno stato similare. Stavano sdraiati a terra con le mani sopra il loro stomaco, orribilmente immobili e ricoperti di sangue. Questi erano i cadaveri del vecchio che urlava al lupo e di Chikamochi Kamoshida. Nase. Perché? Nani ga atta? Cos'è successo? Fusaishi, te ryōgi in ja nakatta no ka? Fusaishi, tu non eri al dormitorio? Sacchi made imashita. Sì, lo sono stato finora. Usotsuke! Me ga yatta ndaro? Ah! Stronzate, sei stato tu a fare questa cosa, vero? Shigaimasu yo. No, non l'ho fatto io. Sono appena arrivato dal dormitorio. Ho persino parlato con Chiemi. Sì, non è stato Haruaki-san, Takumini-chan. Allora chi diavolo l'ha fatto? Dimenticati di questa cosa, dobbiamo Non serve a niente! Non toccarli! Potremmo ancora farcela! Hanno perso tutto il loro sangue. Il loro stomaco è aperto e ci sono interi ore dappertutto. Che razza di soccorso li può portare indietro? Ne conosci uno? Avanti! Se ne conosci uno, dillo! Non avevo nulla da dire in risposta. Sulla scena c'erano cinque di noi. Chiemi Serizawa, Takumi Muro, io, oltre a Yasunaga Oribe, che stava vomitando in un cespuglio vicino, e Rikako Uematsu, che stava guardando i resti da una certa distanza. La maggior parte di loro erano proattivi e riuscivo a capire perché fossero qui, ma Rikako Uematsu sembrava un po' fuori posto. In quel momento mi sono ricordato che avevamo una certa mancanza di forza lavoro. Cos'è successo? Chi ha fatto questa cosa, dannazione? Guarda qui. Aveva puntato ai vestiti del vecchio. C'erano dei peli sopra i suoi vestiti. Un lupo. Se quello fosse stato il colpevole, allora questo era il lavoro della corruzione. Che cosa stava dicendo? No. Questa cosa era completamente differente dagli altri che erano morti. Che ci fosse del pelo non provava nulla. Lasciami vedere la ferita. Ti ho detto di non toccare. Ma questa cosa è completamente differente. Piantala di fingere di sapere qualcosa. Non hai mai scoperto niente. Così,
Ma se smetteremo di cercare, non capiremo mai nulla. Piantala con la recita, straniero. Takumi-chan, calmati. Stai zitta! Tutto è andato al diavolo da quando è arrivato lui. Se non fosse venuto, niente di tutto questo... Mi è sembrato che stesse per afferrarmi. Potevo sentire e potevo quasi vedere le intense emozioni che vorticavano nei suoi occhi. Pensavo che sarei riuscito a farlo fidare di me, ma ormai ero tornato al punto di partenza. Mochi, dove sei? Mochi, perché? Dove sei? Perché? Yasunaga Oribe si era calmato un pochino e aveva guardato i resti del suo caro amico. La sua voce stava tremando. L'espressione sui cadaveri era sinistramente pallida e priva di emozioni. Era assente persino l'agonia. Sembrava quasi che stesse sorridendo. Erano finiti così i suoi muscoli? Questa non è la corruzione. Come lo sai? Te lo proverò, se mi lascerai passare. Mi aveva fissato con un odio immenso, prima di lasciarmi passare. Guarda da un'altra parte se il tuo stomaco non regge certe cose. Avevo camminato fino al cadavere del vecchio. Sembrava distante come al solito, ma la mancanza di flusso di sangue nel suo viso rendeva il suo aspetto ancora più inquietante. Avevo evitato di guardarlo mentre lo afferravo per la schiena e lo giravo. Con un suono bagnato... Le sue viscere erano state sputate fuori dal suo stomaco. Nante. Che orrore. Non forzatevi, gente. Tranne te, Takumi-san, guarda. Lo stomaco era stato chiaramente tagliato da una lama. Questa non è una punizione soprannaturale. È stata causata da una persona armata. Dato che qua attorno non c'è nessuna arma, significa che qualcuno l'ha intenzionalmente rimossa dalla scena. Quindi Yasumizu ha qualcuno che sia capace di fare una cosa del genere che è armato. Per favore, dammi i dettagli di ciò che è successo durante il banchetto. Che cosa ha portato a questa cosa? Con tutte le persone che stavano lì pronte a parlare con me, alla fine sono riuscito a capire lo svolgimento del banchetto di oggi. Kyonosuke Shi aveva suggerito che avrebbero dovuto scegliere chi uccidere semplicemente votando. Il vecchio e Chiemi erano finiti con la stessa quantità di voti e quindi erano pari. Hanno dovuto fare un'altra votazione e la maggior parte di loro ha votato per il vecchio, condannandolo a morte. Lui aveva detto di volersi
prendere cura di alcune cose. Così lui e Chikamochi e Kamoshida sono usciti, mentre gli altri sono rimasti dove erano. Sono stati veramente gli unici due ad andarsene? Sì, in quel momento il banchetto stava ancora continuando, perciò il fatto che loro se ne siano potuti andare è stata un'eccezione. Quindi voi vi aspettavate di vederli ritornare indietro e di riprendere il banchetto. Che cosa sarebbe successo a quel punto? Quella non è una cosa che possiamo dire ad un estraneo. Va bene, comunque, non sono tornati. Per quanto li avete aspettati? Non più di un'ora. Abbiamo iniziato a preoccuparci e siamo usciti a cercarli. Li abbiamo trovati in meno di 10 minuti. Quindi il colpevole era uno dei non presenti: Chiemi Takumi-san, Yasunaga-kun e Rikako Uematsu. I cinque nella hall: Nosatoshi, Kaori-san, Meiko, Haru-chan, Tae-san, semplicemente non potevano essere responsabili. Quindi qualcuno ha ucciso i due, si è messo dei vestiti puliti e poi è tornato indietro per fingere di stare ancora cercando. Impossibile. Vi siete visti tra di voi mentre cercavate? No, ci siamo divisi per cercare meglio. Torniamo alla hall. Ci siamo recati tutti alla hall. Kyonosuke Shi era rimasto di guardia e aveva confermato che nessuno tranne le vittime e le persone in ricerca avevano lasciato l'edificio. Questo limitava gli assassini potenziali alla gente in ricerca e a me. Io ho affermato di essere rimasto nella stanza e di essere stato nella stanza tutto il tempo quando è successa la cosa, e per ora mi avevano creduto. Anche se Takumi-san aveva continuato a sospettare che io avevo usato qualche sorta di trucco per scappare e commettere gli omicidi. Beh, era giustificato considerando che tutti gli altri erano con lui, ma io sapevo di non essere il colpevole. E questo lasciava solo una possibilità. Sono morti poco dopo aver lasciato la hall. E poi qualcuno ha rimosso l'arma. E tu sei ancora l'unico che avrebbe potuto farlo. Te lo sto dicendo, l'ho sentito dall'interno della sua stanza. Ve lo ripeterò per tutte le volte che sarà necessario. Io sono innocente, dato che io lo sono, deve essere qualcun altro responsabile per le loro morti. Vedo che stai evitando di utilizzare la parola omicidio. Sì.
Hai notato? È così. Per quanto ne sappiamo, questo potrebbe essere suicidio, morte per malattia, avvelenamento, seguita dal vilipendio di cadavere e poi dalla rimozione dell'arma. E come potrebbe avvantaggiarci fare una cosa del genere, se lo chiedi a me? Le cose diventerebbero molto più semplici se pensassimo che tu e Serizawa siete complici. Non pensate? Non lo so, ma fare una cosa del genere non andrebbe neanche a mio favore. Veramente? Dimmi, c'è qualche prova del fatto che voi non vi conosceste prima di questi avvenimenti? Eh? No, ovvio che no. E che cosa c'entra questo con tutto quanto? Beh, la gente del posto crede ad una leggenda inquietante e tu potresti essere venuta qui per trarre vantaggio da questa cosa, far finta che dei mostri li abbiano uccisi, boh, giusto per così, divertirti. Per favore smettila, ci sono delle linee che non vanno oltrepassate. Smettetela tutti quanti. Taiyama-san era uscita dalla hall. Si poteva vedere anche Haru Makishima, Meiko e Kaori Oribe dietro di lei. Questo rendeva il totale dei sopravvissuti 10. 9 se escludevate me, che non avevo partecipato al banchetto. Chiunque abbia ucciso Chikamochi e il vecchio è andato contro le regole. Shinnai-sama li prenderà con la corruzione. Aveva unito le sue mani in preghiera e si era rivolta verso la sommità del monte Shinnai, sul lato opposto del Saranaga. Stranamente, questo era bastato per far rimanere tutti in silenzio. Tikako Uematsu si era unita a lei e Meiko l'aveva copiata. Questa era la modalità di risolvere i problemi del villaggio. Mollavano le discussioni e semplicemente lasciavano tutto nelle mani di un potere superiore. Ba-chan, che cosa facciamo adesso? Qualcuno ha già sparso del sangue per oggi. L'anziano è morto. Finiamo il banchetto per quest'oggi e puliamo. Va bene. Yasunaga, aiuta. Io posso... Tu te ne stai seduto fermo. La situazione stava solamente peggiorando. Poco dopo era giunta l'ora di rinchiudersi, perciò tutti quanti si erano ritirati nelle proprie case. Takumi-san aveva messo delle assi alla mia finestra e in modo da chiudermi completamente dentro. Se non sei il colpevole, succederà qualcosa, anche se sei rinchiuso qua dentro. Le sue parole erano dure,
ma c'era della compostezza in lui. Forse credeva che non fossi stato io, o forse trovava pace nell'idea che la montagna avrebbe punito il colpevole. O forse semplicemente pensava che fosse il lavoro di qualcosa di supernaturale. In qualsiasi caso, non aveva interesse a stare a porsi il problema. L'uomo lupo era un lupo? Non avevo idea se la cosa fosse plausibile. Pensando che non lo fosse, due dei rimanenti nove erano lupi. Su questo ci fermiamo, la prossima volta vediamo come andrà la notte.